Visita a Gesù nel Santissimo Sacramento. Gesù dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Così con ardore Gesù esclamò un giorno a gran voce, alzandosi in mezzo alla folla. Ricorreva l'ultimo giorno della festa dei tabernacoli e grande era il concorso degli ebrei per questa solennità e il cuore di Gesù ardeva dal desiderio di comunicarsi alle anime e dar loro la vita. Il suo sacro cuore è la fonte alla quale le anime di tutti i tempi si sarebbero abbeverate per saziare la loro sete di infinito amore. Dinanzi al Santissimo Sacramento, noi possiamo riascoltare ogni volta questo gemito d'amore del nostro Salvatore, proprio come se venisse dal suo cuore. Infatti, l'Eucaristia è il sacramento dell'amore di Gesù, dono inestimabile fatto all'umanità. Il cuore è sempre stato il simbolo della sede di tutti gli affetti dell'uomo, ed in particolare del sentimento più nobile, l'amore. L'Eucaristia è dunque il cuore di Gesù. A conferma di ciò, Gesù ce ne ha lasciato testimonianza nel miracolo eucaristico di Lanciano. La carne del miracolo, infatti, analizzata, risulta carne del tessuto muscolare di cuore umano. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi ha sete di verità, ha scritto Don Dolindo Ruotolo, vada a Gesù, al cuore eucaristico di Gesù e beva. Questa è la fonte limpidissima che veramente ristora. Chi ha sete di amore, vada a Gesù e beva, perché il suo cuore eucaristico è la fonte inesauribile che consola. Chi ha sete di Dio, vada a Gesù e beva. Beva la vita nel sacramento della vita e credendo veramente si levi col cuore fino all'eterno amore per attingere i fiumi di grazie. Ci prostriamo oggi dinanzi a te, o Gesù, dinanzi al tuo cuore eucaristico e a questa fonte di vita bramiamo dissetarci, liberarci da ogni altra sete di cose terrene. Lo faremo attraverso il cuore immacolato di Maria, mamma tua e nostra, poiché ella fu l'unica a capire e ad accogliere quel giorno il tuo grido d'amore. E il suo cuore immacolato da allora si infiammò col tuo santo desiderio di donarsi quale fonte di vita per ogni singola anima. Al suo cuore dunque con fiducia ricorriamo. Amen.